Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi sono qua per parlare con voi di un evento che è un po' passato, diciamo, dalle nostre parti, un po' inosservato per quanto riguarda Fortnite. Sto parlando ragazzi della Boogie Down Contest, lo vedete alle mie spalle. Che cos'è, per chi non lo sapesse, la Boogie Down Contest? È appunto un contest che oramai è terminato, che hanno fatto gli sviluppatori di Epic Games perché cercavano tra tutti i giocatori di Fortnite qualcuno che proponesse dei balli nuovi. E non si parla di un ballo solo, si parla di alcuni, tipo 5-10 balli che venivano selezionati fino poi a prendere appunto il vincitore. Perché dico che è passata inosservata? Perché ragazzi, da noi non si sa, perché noi non parliamo inglese, non mastichiamo le notizie che viaggiano nel mondo, ma diciamo che si è sollevata una bella polemica per la Boogie Down Contest, perché c'erano dei limiti, bisognava avere almeno 14 anni per proporre il proprio video. Sono stati proposti migliaia e migliaia di video, anzi io spero che anche voi lo abbiate fatto. Il primo premio era un set bellissimo da gaming con tanto di computer, una bomba ballerina in scala, quindi vera, dei gadget di Fortnite, tutta roba insomma molto molto interessante. 10.000 V-Bucks se non ricordo male. Allora, ha vinto un ragazzo che sembrerebbe essere imparentato con qualcuno di Epic Games. Devo ancora capirla bene questa cosa. Stavo guardando e stavo leggendo degli articoli scritti su internet. E ragazzi, la vera polemica, la seconda polemica, oltre a quella della vittoria di questo presunto, diciamo, parente di uno del team di Epic Games, è stata la squalifica dell'Orange Shirt Kid. E voi dite, Xyuder, chi cacchio è l'Orange Shirt Kid? Calmi. Io ragazzi vi faccio vedere e andiamo a vedere assieme qualche clip, poche clip mandate dai ragazzini di tutto il mondo che volevano partecipare alla Boogie Down Contest, e chiuderemo ragazzi con quella che secondo me e secondo migliaia e migliaia di persone è davvero il ballo più bello della Boogie Down Contest. C'è anche un hashtag, ragazzi, lo vedrete dopo. Se volete, commentate anche con quell'hashtag perché è partita una vera e propria petizione per questo ragazzo che è l'Orange Kid che ha mandato il video. Purtroppo dovevano mancare 3 o 4 giorni al suo 14° compleanno, non è stato fatto vincere. Non vi voglio, diciamo, bruciare molto, quindi andiamo prima a farci due risate assieme, ragazzi. Allora, questo è il primo, ragazzi. Ci spostiamo di qua e andiamo a vederlo assieme. Aspetta, aspetta che si sente basso. Aspetta che si sente. Questo ha scritto su Twitter: questo si chiama Lightning Fast o Burning Fire. Questo è il secondo, ragazzi. Quello era un po' particolare. Questo è il guidatore del camion. No, non c'è. Guys, so I challenge you to beat that, and I'll see you guys in the Grande. Boogie Down contest. Grande. Questo. Cosa faccio cadere una banana? Questa carina, classica tipo. Tutto molto squinto, tutto molto easy, raga. Questo. Il boss. Boogie Down clip. Il boss. Smiley dance. That's my clip. Guardate il video, ragazzi, dei Orange Kid Guy. Questo, ragazzi, è per voi. E credeteci con me, secondo me è il miglior ballo della Boogie Down If Contest. this actually stays in the game, I'll probably crap my pants.
give a fuck, nigga. I can't fuck. Watch your brakes break. Pillow, pussy, nigga. Killer, bitch. I'm a star, buddy, dog. In my truck, bitch. Clap on my dick. It's also a great exercise move. Vedi che te lo dice, vedi che te lo dice. Justice for Roger Scott Kid, ragazzi. Questo, vabbè, questo è ancora il tipo di prima. Questo ragazzo, ragazzi, secondo me ha fatto un capolavoro. Lo andiamo a rivedere perché è meraviglioso. È meraviglioso, ragazzi. Ci credeva proprio. Y'all ready? This is called the random. You don't fuck, nigga. I can't fuck. Watch your brakes break. Pillow, pussy, nigga. Killer, bitch. I'm a star, buddy, dog. In my truck, bitch. Clap for my dick. GG, ragazzi, GG. Questo era un video informativo, ragazzi, spero che vi siate divertiti. Justice for Orange Guys. Kid, ragazzi, for orange shirt, kid, perché secondo me non si sono comportati molto bene quelli di Epic Games. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver guardato anche questo video. Colgo l'occasione per ringraziarvi di essere sempre in tantissimi a partecipare alle mie live. Spero di riuscire sempre a giocare con tutti voi. Vi mando un bacione grande, un abbraccio forte e noi, ragazzi, ci vediamo in live. Ciao! Justice for Orange Shirt Kid. Ciao!